Si è svolto a Città Sant'Angelo il convegno conclusivo del progetto Impresa Fidata, nato da una collaborazione tra Edilformas, scuola edile regionale, ed INAIL, con gli obiettivi di promuovere la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro e creare imprese con bollini di qualità. Presente Edilformas, Paolo Di Giampaolo, siamo arrivati alla conclusione di questo importante progetto e oggi vengono tratte le conclusioni, no? Sì, sono le conclusioni che portiamo avanti da pensiero da tanti anni. Poi abbiamo fatto un accordo con l'INAIL nel 2019 e con la forza di volontà della nostra scuola, del nostro direttore, e siamo arrivati alla conclusione di una cosa bellissima. E vedo anche, mi sono affacciato in sala, che veramente abbiamo riscosso successo tra imprenditori e tutte le istituzioni che sono arrivate. Quindi tutti insieme per la prima volta, dobbiamo dire, no? Quasi un tavolo per dire tutti che la sicurezza negli ambienti di lavoro è fondamentale. È fondamentale, sì, che è fondamentale, perché oggi bisogna stare attenti e si corre un po' troppo e a volte accadono degli incidenti seri e meno seri. È una cosa importante stare attenti, devo dire che diciamo, si sta rispettando un po' le aspettative che si sperava di ottenere. Giovanni Panza, vicepresidente di Edilformas, quanto è importante, ma proprio in questo periodo, stipulare un accordo con INAIL e portare avanti questa cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro? Sì, è importantissimo, soprattutto nel settore dell'edilizia. Il nostro ente, che è un ente di formazione professionale del settore dell'edilizia, ha elaborato questo progetto. Fra l'altro è l'unico ente a livello regionale che ha elaborato questo progetto e lo ha sottoposto all'INAIL. Ovviamente l'INAIL l'ha accolto con entusiasmo e in collaborazione con noi abbiamo messo su questa iniziativa, questo progetto Impresa Fidata, che appunto si tratta di sensibilizzare il mondo imprenditoriale edile, soprattutto nel settore del subappalto, ad operare diciamo in qualità, in regolarità e in sicurezza, anche perché c'è una legge del nostro Stato che dà la responsabilità dal punto di vista civile e penale al committente e al responsabile dei lavori per quanto riguarda questi precisi aspetti. Quindi è fondamentale che le opere vengano eseguite innanzitutto in qualità, quindi attestando le capacità tecnico-professionali delle imprese, e poi soprattutto in regolarità per quanto riguarda i rapporti di lavoro con i dipendenti, e soprattutto in sicurezza, perché diciamo è inaccettabile che in Italia nel 2022 ci sono ancora centinaia di migliaia di infortuni sul lavoro e ci sono centinaia di lavoratori che muoiono sul lavoro. Quindi il lavoro è un diritto, il lavoro è un diritto, però tornare a casa dopo 8 ore di lavoro non deve essere un'opportunità, deve essere un altrettanto sacrosanto diritto da parte del lavoratore poter riabbracciare i propri cari. Maria Ceci, INAIL Abruzzo, quanto è importante questo accordo che avete stipulato con Edil Form? Ma per l'INAIL rappresenta sicuramente un importante momento questo, che è appunto di raccolta dei risultati, di quei risultati che sono il frutto di un accordo stipulato nel 2017 e poi successivamente con accordo di attuazione del 2019 è stato individuato questo progetto che oggi vede appunto la sintesi. È molto importante perché rappresenta un'attività concreta sul territorio di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, appunto per sviluppare sempre più la cultura della salute e sicurezza. Rientra proprio nelle linee guida dell'istituto, un istituto che da anni si occupa appunto di prevenzione, in aggiunta a quella che è la vocazione naturale dell'assicurazione, proprio perché si tratta di un istituto nazionale che si occupa principalmente di assicurazione. Enzo Ponzio, presidente nazionale CNA Costruzioni. Quanto sono importanti accordi come questo di cui oggi si danno i risultati? Sì, no, sono accordi assolutamente importantissimi. Il nostro è un settore dove, nonostante gli sforzi e gli impegni che hanno migliorato comunque la situazione in termini di sicurezza, in modo particolare negli ultimi anni,
purtroppo continua però ad avere troppi incidenti sul lavoro, troppi incidenti gravi e troppi infortuni mortali, per cui assolutamente lo sforzo di tutti deve essere concentrato per far sì che questa situazione migliori assolutamente. Noi nel rinnovo dell'ultimo contratto nazionale del lavoro abbiamo comunque dato grande spazio a tutto questo impegno delle nostre imprese nei confronti dei nostri lavoratori sul miglioramento della qualità del lavoro, l'assistenza sanitaria, le visite periodiche, quindi grande impegno e grande sforzo è stato profuso. Quest'ulteriore iniziativa del Reformat che aiuta e affianca le imprese nel migliorare la situazione della sicurezza sui cantieri per i lavoratori è assolutamente importante, di grande rilievo, e per questo che siamo qui oggi a testimoniarla e a fare gli auguri per il successo di questa iniziativa. Ma quanto è importante avere imprese in qualche modo certificate, imprese di qualità? Rocco Di Giuseppe, che è presidente nazionale ANIEM Confapi. Buongiorno a tutti, questo è il nostro, è la nostra traccia, il nostro solco che abbiamo tracciato a livello nazionale. L'impresa fidata e quest'ottima iniziativa fatta dalla Reformat Abruzzo è apprezzabile soprattutto per il senso di responsabilità che va oltre quelli che sono i precetti e le norme vigenti, ma che caratterizza il territorio dell'Abruzzo come un territorio virtuoso per responsabilità, direi etica. Quindi l'importanza della sicurezza oltre le norme per garantire naturalmente percorsi virtuosi delle imprese che noi perseguiamo continuamente, soprattutto per creare una discriminante fra l'impresa buona, l'impresa fattiva, l'impresa che ha a cuore la sicurezza dei lavoratori, la salute dei lavoratori, non è altro che quello che noi stiamo perseguendo, stiamo perseverando anche con l'aiuto delle istituzioni. La sinergia con INAIL è una eccezione, direi, a livello nazionale, quella del territorio Abruzzo, perché in questo modo riusciamo a mettere insieme le buone pratiche del mondo imprenditoriale e delle istituzioni per raggiungere degli obiettivi che possano, ecco, limitare gli infortuni sul lavoro e quindi creare delle imprese che per le istituzioni debbano essere riferimento sul territorio e riferimento a livello nazionale. La sinergia tra istituzioni, enti e tutti gli enti preposti è fondamentale per la sicurezza negli ambienti di lavoro. Cristina Raghitta, segretaria nazionale Filca CISL. Sì, questo progetto importante che è stato realizzato in questo territorio da questa ente di formazione ne è la testimonianza pratica. Noi abbiamo veramente come sistema, il sistema nazionale dell'edilizia con le sue emanazioni territoriali, una risorsa che abbiamo volentieri messo a disposizione anche del pubblico, perché creare sinergie è la chiave di volta per governare un settore dove gli infortuni, le malattie professionali sono all'ordine del giorno. La prevenzione, ciò su cui dobbiamo puntare con un sistema sussidiario, quello contrattuale, che fa da sostegno e pilastro a un sistema pubblico. Antonio Di Franco, segretario nazionale filiera CGIL, quanto è importante questo progetto sulla sicurezza negli ambienti di lavoro? Ma penso che questo progetto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è davvero importante, perché intanto dà l'idea del sistema bilaterale dell'edilizia, di quanto sia quotidianamente a servizio delle imprese e dei lavoratori. Lo è ancora più importante quando registriamo purtroppo, e anche in questa regione, l'infortunio mortale che c'è stato l'altro giorno a Giulianova, che oggi vede le organizzazioni sindacali anche impegnate in uno sciopero per alzare proprio il tiro e soprattutto attirare l'attenzione in maniera costruttiva rispetto ai continui infortuni mortali sui luoghi di lavoro. Io penso che da qui oggi possa passare un messaggio importante: la cultura della sicurezza è un valore. Qui sostanzialmente in questa sala, in questa giornata di oggi, tutti abbiamo fatto una scelta, qui ci sta solo chi rispetta le regole, quindi il fronte comune deve essere pure da parte di tutti, e penso che le organizzazioni sindacali dell'edilizia, ma anche l'organizzazione editoriale dell'edilizia, da tempo hanno scelto di stare dalla parte giusta. Chi non rispetta le regole, chi non applica il contratto, chi non fa sicurezza, chi compra i patentini della formazione è fuori dal nostro sistema. Francesco Sagnino, segretario nazionale FENEAL UIL. Oggi si parla di sicurezza negli ambienti di lavoro, che deve essere un punto proprio di partenza per portare avanti imprese, ricostruzione, economia. Sì, fortunatamente si parla di
prevenzione e sicurezza in una bellissima iniziativa che il sistema bilaterale ha presentato stamani qui in Abruzzo, sul quale c'è la nostra attenzione, perché effettivamente questo progetto con l'INAIL è uno dei tanti che fanno la differenza rispetto al problema nel nostro settore. Questo progetto prevede formazione, ma anche controlli, perlomeno ciò che fa la Edilformas. Ma sì, a me piace perché è un pacchetto chiave in mano e guarda, ripeto, alle piccole imprese che rappresentano la percentuale più importante del nostro tessuto imprenditoriale. Ed è complicato, tra l'altro, fare controlli in micro imprese impegnate magari in ristrutturazioni all'interno di appartamenti. Sfuggono queste realtà. Se noi però gli diamo l'assistenza necessaria, noi lavoriamo con la nostra bilateralità per qualificare l'impresa e per rendere sicuro il lavoro all'interno della stessa azienda. Parliamo anche di sanzioni, di responsabilità per il mancato controllo del subappaltatore. Dottor Giuseppe Zappacosta, lei è della ASL di Pescara. Sì, allora qui l'81, il decreto 81 parla chiaro, l'allegato 17, la verifica dell'idoneità tecnica professionale dell'impresa, non solo dell'impresa, ma anche il lavoratore autonomo si deve fare la verifica dell'idoneità tecnica professionale. A chi compete? Compete al committente e compete anche all'impresa affidataria se il committente autorizza tramite un appalto alta cascata in cui l'impresa può subappaltare, la prima verifica dell'idoneità tecnico-professionale lo deve fare l'impresa che è appaltata, altrimenti se c'è un appalto scorporato in cui il committente decide di fare lui gli appalti o responsabile dei lavori, perché il decreto 81 dà la possibilità anche al committente, se non è in grado di gestire o vuole nominare di nominare un responsabile di lavoro, una persona competente che aiuti e dà responsabilità. Però il committente deve sapere in questa cosa che lui ha sempre le responsabilità, quindi non esonera il committente, eventualmente nomina responsabile, nel vigilare, nel controllare. Non sono mancate le testimonianze di alcune imprese che hanno partecipato al progetto, come la Facciolini SRL, Maurizio Costruzioni SRL, Point Costruzioni SRL, Asfalti Zaccardi Group SRL. Presenti rappresentanze di architetti, ingegneri, geometri sono intervenuti parlando dell'importanza per i professionisti di un controllo da parte dell'impresa appaltatrice verso i subappaltatori. Dottor Nicola Salini, lei è delegato dal commissario straordinario alla ricostruzione del sisma del 2016, in questo convegno che in qualche modo dà i risultati di un progetto molto interessante e fondamentale, la sicurezza negli ambienti di lavoro, anche dal suo punto di vista, cosa si sente di dire? Assolutamente sì, innanzitutto ringrazio gli organizzatori ed il Formas e INAIL che hanno promosso questa importante iniziativa denominata impresa affidata e naturalmente andando ad approfondire quelle che sono le ragioni che portano a questo CLIM, naturalmente è quella della prevenzione e sicurezza, sono degli elementi fondamentali, cardine anche nel percorso di ricostruzione, così come disciplinato dal decreto legge 189 2016, ed avere imprese fidate e certificate è un elemento di sicurezza, ma mi permetto di dire anche di fondamentalità per il rispetto dei tempi certi per la realizzazione appunto delle opere di ricostruzione che, colgo l'occasione di ricordare, naturalmente sono molteplici. Facciamo riferimento a più di 60.000 edifici di ricostruzione privata, quindi danneggiati dal sisma 2016, 4.500 opere pubbliche, 2.200 edifici di culto, insomma parliamo di una ricostruzione molto molto impegnativa ed abbiamo assolutamente necessità di imprese fidate. Massimo Pastalacqua, direttore di Edilformas, oggi c'erano tutti per questo convegno che voleva dare i risultati di questo progetto con INAIL.
Sì, una giornata bellissima, abbiamo avuto la partecipazione principalmente dei segretari nazionali di settore, un grande risultato, i segretari nazionali di settore, ANIAM, CNA, FENEAL, FILC e FILEA, un grande risultato perché in Abruzzo sono venuti i firmatari del nostro contratto collettivo nazionale, poi sono venuti a darci onore i tre ordini professionali che sono geometri, ingegneri, architetti e abbiamo avuto fra le varie partecipazioni, non dimentichiamo le imprese che sono state il fulcro di questo evento, e l'università, la società Udanet dell'Università d'Annunzio, e c'è stata la partecipazione folta di tantissime rappresentanze, ci sono state nella riunione più di 200 persone e ci hanno gratificato della loro presenza. Ecco, quante ore di quanta formazione, quanti corsi porta avanti Edilformas? Siamo sui 4.000 quest'anno, ci freggiamo di avere 4.000 formandi e di svolgere all'incirca 500 corsi formativi all'interno dell'anno edile, anno o comunque sia anno solare identica come durata. È un traguardo importante perché pochissime scuole hanno questi numeri e noi ci teniamo molto a ridare i servizi che le imprese richiedono e per cui le imprese versano i contributi. Come nasce il progetto? Torniamo al progetto dell'impresa fidata. Il progetto nasce principalmente dal fatto che molti imprenditori non riescono a sistemare la documentazione per motivi di lavoro o anche le microimprese hanno problematiche nella produzione del materiale. Oltretutto c'è un rincorrere le scadenze. Questo progetto non fa nient'altro che aiutare il piccolo imprenditore a risolvere i problemi di scadenze e a far amplificare il funzionamento del sistema paritetico della scuola facendo una richiesta immediata di formazione, una richiesta immediata d'aiuto verso l'ente paritetico. Sarà l'ente paritetico che poi si attiverà. Quindi ci arriveranno molte più richieste di aiuto, richieste di formazione rispetto all'ordinario e questo è nato dall'incentivo dell'INEL che ha sovvenzionato questa attività e ci ha creduto in modo che noi possiamo restituire i servizi per cui le imprese versano. Voi fate anche dei controlli alle vostre imprese associate? Sì, naturalmente questi controlli vengono fatti e sono nell'ambito dei 350-400 controlli annui, sia in materia documentale per ottenimento di sgravi, ma anche sui cantieri perché molto spesso le imprese ci chiedono di poter visionare i loro cantieri per avere certezza e contezza che il loro cantiere è a norma, perché sempre di più le imprese edili vogliono che il loro cantiere sia a norma. Anche in questo momento di forte richiesta del settore edile, l'impresa diventa protagonista e vuole e pretende che il suo cantiere sia a regola. Ovviamente si va avanti, questo è un punto anche di partenza di nuovi progetti. Sì, sicuramente sarà un punto di partenza per nuovi progetti, ce ne sono tanti in corso, vi spoilero e vi dico che faremo tante attività per i criteri ambientali minimi, aiuteremo le imprese per quanto riguarda l'OT23 e faremo tante ulteriori attività, saranno le imprese, le nostre imprese a cui arriverà la circolare a essere informate costantemente dello svolgimento delle nuove iniziative.